Oggi al centro di ricerca fase 1 della SST di Monza è stato trattato il primo paziente, il primo soggetto in Europa con un vaccino anti-Covid a DNA. Questo è un vaccino completamente diverso dagli altri vaccini attualmente in commercio e anche in sperimentazione. C'è un solo altro vaccino a DNA in corso di sperimentazione negli Stati Uniti. E la piattaforma è diversa perché utilizza appunto il DNA e per la prima volta viene utilizzata anche questa tecnica che si chiama elettroporazione, che consiste nel somministrare immediatamente dopo il vaccino con una piccola pistola dotata da 4 elettrodi, una modesta scossa al muscolo deltoide, quindi al muscolo del braccio, e questo fa sì che ci sia la frammentazione del DNA che quindi penetra più velocemente nelle cellule muscolari e più rapidamente può dare origine al richiamo alla produzione degli antigeni e quindi poi al richiamo degli anticorpi. Potremmo essere arrivati a un punto di svolta? Sicuramente siamo a un punto di svolta nella ricerca in Italia, perché un evento di questo tipo credo che sia davvero epocale nel nostro paese. Con l'avvio alla fase 1 dello studio del vaccino a DNA anti-Covid. La fase 1 è la parte più delicata in assoluto di una fase sperimentale. È la prima volta che il farmaco viene portato sull'uomo. La fase 1 si svolgerà analizzando consecutivamente 4 gruppi di soggetti, ognuno di questi gruppi è composto da 20 persone e lo scopo principale di uno studio di fase 1 è quello di testare la sicurezza ovviamente del farmaco, quindi per ogni gruppo di soggetti si faranno cosiddetti studi dei soggetti sentinella, che sono 6 per ogni gruppo. Oggi abbiamo fatto il primo soggetto, lo osserveremo per 2 giorni, lui ha un diario che deve compilare nei prossimi 2 giorni a casa. Mercoledì sera si riunirà il comitato di sicurezza dello studio, analizzerà questi dati e se saranno permissivi giovedì tratteremo il soggetto 2 e il soggetto 3. Anch'essi saranno osservati per 2 giorni, di nuovo si riunirà il comitato e dopodiché verrà dato l'ok per trattare gli ultimi 3 soggetti sentinella. Quindi i primi 6 soggetti sono i cosiddetti sentinella perché vengono osservati nel dettaglio per alcuni giorni prima di dare l'avvio ai soggetti successivi. Una volta completati i 6 soggetti sentinella di ogni gruppo, il gruppo può essere aperto e qui sarà importantissima la collaborazione con l'Istituto Pascale per gli altri 14 soggetti per ogni coorte. La seconda coorte, che quindi analizzerà la dose successiva di 1 mg, prime e boost, quindi giorno 1 e dopo 4 settimane, verrà avviata solo quando avremo analizzato tutti i dati di sicurezza del primo gruppo e così via dicendo fino al gruppo 4.